Sento il tuo profumo, Margherita. Il mio cuore batte, 1, 2, 3, boom, boom. Ciao a tutti. Dai, con il mio presidente. Senta, forse due parti mi dirà. Non beccava. Siamo qui per la continuazione delle crepe. E oggi... la steca ceretta. E vediamo il menù subito. Subito il menù. Subito per cominciare. Allora, un primo... de... ah, come non... crespelle di prosciutto, funghi e formaggio. Mm-hmm. La ricetta della mamma Francesca. Di secondo, tagliata radicchio rosso, aceto balsamico di grana, perché è la specialità dei cuochi, appunto, le carpe, ovviamente, come non mancare. E intanto ho trovato questo. Ottimo! Comunque non serve, perché non ci sono fatto. Bene, si comincia. Allora. Sono sempre qua. Perché qua non posso... E ricordate gli ingredienti? Quanta cazzo deve essere? Punto. E butta un po' del latte, fa un po' di miscio. Ok, esatto, un po' di miscio. E dovessi buttare anche i yogi, che dici? Infatti quei menù me li perdo, sai? Dan dan dan. Dopo un anno di allenamento con il chef Jean-Baudou de Trunte, vi insegnerò a rompere le uova. Oh, wow, perfetto! E qui si vede i progressi, eh? Qua. Che scuola, che scuola. Oh. Momenti di panico. Vuole! E due! Quante? Direi che basta. Però fermo anche le... Boh, ma siamo in quattro. Ma vabbè. Cioè... visto che sarà poche per primo. Sì, sì. Siamo senza musica per oggi. Okay, ma potremmo adesso sbrodolo subito i primi. E ce la fece. C'è la merda anche se può dire. Quanto ne... Boh, penso che basterà. Eh? Basta. Prova a mischiare un poco, per vedere come che... Facciamo questo. Sì, ah. Non avevo più altro. Bene, intanto vado a solo la musica. Vado. Direi che la consistenza è ottima. Va bene. Prova un po'. Qualche parola? Propongo di andare ai fornelli. Ai fornelli. Bum, 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 bum. Bum, allora, bum, bum. Olio. Ma poco, ricordate, se non si attaccava. Sentiamo in sottofondo i grandi Lynyrd Skynyrd che suonano dal vivo, filmiamoli. Tan tan tan. Li abbiamo compressi. Compressuti. Provassi. Guardate già il problema del cuoco, di trovare... Il tempo sta scadendo, ricordiamo che c'è un tempo limite. 3, 2,
Uno. E cerca nella disperazione un maestro. È andata. Ma dai. No, quello dopo. Fate dopo. In crisi. È in crisi. Signore e signori, sta cercando dappertutto. In ogni dove. In ogni dove. Trova un passaggio segreto. Oh, non è quello. Va benissimo, Fan. Ottimo. Trovata. Ricordiamo gli ingredienti usati. Allora, dovete sì, il display verrà. Vedete che mi cacca dentro il collo, quasi può cagare. Simo cagare. Allora, come ingredienti abbiamo farina. Un quanto? Aspetta un momento. Oh, piccio. Farina, quelle classiche dosi che guardiamo la marca per non fare pubblicità. Dose a occhio. Solo questa, eh. Del tipo ovviamente la migliore. La farina del molino Cosma. Ma. Provata il D. Successivamente aggiunto un po' di latte. Il latte più budget. A budget. Non vi diciamo il prezzo. Uova, 6 uova. Usate soltanto 2. Usate 2, inserite dentro l'impasto. Della Despar, uova fresche. Rotte dal famosissimo chef esperto in materia. Gérard Depardieu. Confì e Lucai. Bene, allora partiamo alla prima. E allora la telecamera si sposta. Quello lì sembra acqua. Vediamo il giovane che mi oscura la vista. Chiedo lei, sarà cosa lo porta? Eh? Guardate, la perfezione. La perfezione. Dopo faremo il freestyle, per adesso siamo ancora. Dai, adesso, freestyle. È il tempo del freestyle! Ecco che arriva l'ospite. Per dare il freestyle, peta. Oh! Oh no! Oh! Oh! Olè! Che freestyle so, nato proprio, eh! Un biscotto. Un biscotto? Sì, perché cucini poco. D'altra parte come viene? Iniziamo un po' il gioco. Ecco il cuoco numero 2. Specialista in freestyle. Oh. Attenzione, qua scatta l'esperto, De nuovo. Another one. Se tenta la fortuna. Another one. Oh. Esatto. Bene, bene, così ha detto boss. Ah, ottimo, complimenti. Tra la crepe del signor Luca. Si accinge agli antipasti. Perché vedo come te si accingi, sa? Me taglierò. Sai cosa che sognai lì, eh? Che mentre cucinavi io mi tagliavo un dito e dovevi ancora lato il mezzo dove dite guidavi e lei era dritta in macchina con me che mi teneva il dito in mano, figliazzo. E lì tu era rimasta qua perché era impressionata del sangue. Eh? Impressionata da troppo sangue. Spero che non succedi. Anzi, sai cosa dico? Mi tocco anche. Luca, perché te che non fa una crepa sul fuoco?